Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Addicted to Games. Io sono Michele e oggi giocherò per voi Tactile Wars, un titolo free to play rilasciato da pochi giorni su dispositivi Apple e Android. Questo Tactile Wars, secondo me, è quella che dovrebbe essere l'evoluzione di Clash of Clans. Quindi bando alle ciance e andiamo a provare subito questo titolo free to play. Ed ecco la nostra base, notate subito la grande differenza con Clash of Clans, infatti qui bisognerà solamente posizionare le difese. Come vedete è possibile muovere qualsiasi cosa, proviamo a mettere questo geyser di vernice, possiamo aprire questo menu che è il bilancio delle nostre difese, attualmente non abbiamo subito nessun attacco. Questa è l'armeria dove possiamo comprare alcune difese con la moneta in game. Mentre i tesori si comprano con queste gemme che vanno acquistate con soldi reali. Però l'item shop non è molto influente. Questo invece è lo skill tree, che è veramente maestoso. Ci sono centinaia di cose fra trappole, artiglieria da poter usare in combattimento, supporto, truppe di vari tipi, territori, allenamento. Insomma, queste sono delle abilità che andremo a sbloccare man mano che raccoglieremo le monete e saliremo di livello. Queste invece sono le leghe che vanno dalla bronzo a quella di diamante, passando per quella argento e oro. Allora, questa è la nostra base. Io direi di provare subito un combattimento. Questi sono i 6 colori disponibili che si affrontano tutti fra loro. Noi scegliamo quello di livello più basso. Anche se sarà un po' difficile, noi abbiamo scelto il colore rosso per la nostra base, la nostra fazione. Questo è di livello abbastanza elevato, quindi forse non riuscirò ad arrivare alla fine del combattimento. Io ci proverò comunque. Ecco la schermata di caricamento. Lo stile grafico è un po' cartoon, però è molto carino, mi piace. Ed ecco la nostra truppa di base, non ho sbloccato altri potenziamenti. Come vedete possiamo muoverla premendo sullo schermo. E la cosa più bella è che possiamo fare le formazioni, guardate, di qualsiasi tipo. Ora sta arrivando una truppa rivale, anzi tre, arrivano. I nostri soldati attaccano automaticamente. Come vedete, se abbattiamo il capo, quello con la bandiera, e ci clicchiamo sopra col dito, andremo a distruggere tutte le altre truppe. È una battaglia di colori, come vedete, molto simpatico. Queste medaglie danno maggiori punti poi alla fine della partita. Continuiamo. In alto a destra vedete un indicatore che quando si riempie ci permette di richiamare altre unità di supporto. Poi più avanti potremo anche sbloccare ad esempio i carri armati di vari tipi. Oh, ora sono in tanti. Bene. C'è un carro più in fondo, stiamo attenti. Queste sono le mine. Vi faccio vedere che se ci passo sopra le mine si attivano e abbiamo un po' di tempo per evitarle. Ok, arrivano due truppe. Posizioniamo i nostri soldati rimasti. La vedo dura, ragazzi. Siamo in 4. Dai, ok, richiamiamo le unità di supporto. Continuiamo il combattimento. Disponiamo meglio le nostre truppe. Come vedete è importantissimo disporre le unità nel migliore dei modi. Ora mettiamole al contrario. Ho sbagliato. Ok. Dai. Fatto. Ottimo. Abbiamo conquistato questo punto di controllo. Ce ne sono due. Ora andiamo verso l'altro, che sarà ancora più difficile. Cavolo, questo è un carro armato. Cerchiamo di attaccarlo evitando le sue cannonate. C'è anche un'unità. Arrivano un bel po' di nemici. Stiamo attenti, ragazzi. Dai, vai giù. Ok, perfetto. Continuiamo. Informazione. Altre unità di supporto. Un obiettivo sbloccato. Dai, che possiamo farcela. Oh, quanti sono? Andiamo direttamente dal capo. Non perdete tempo a distruggere gli altri soldati. Quello importante è quello con la bandiera, il capo. Anche qui, ad esempio. Bene, conquistiamo questo punto e prepariamoci all'arrembaggio finale.
Speriamo bene. Eccoli. Arrivano due. Soppresso. Quattro. Mettiamoci a cerchio. Un andato, due andati. Altre unità. Perfetto. Prendiamo le medaglie. Dai, miei uomini, dai. Ce l'abbiamo quasi fatta. Arrivano qua, in alto a destra. Ce ne sono tre in fila. Anche in basso a sinistra. Stiamo posizionati un po' male, a dire il vero. Ok. Andati. Questo, secondo me, è l'attacco finale. Preparatevi, dai. Oh, quanti ne arrivano? Da tutti i lati. Ottimo. Ci abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo vinto. Ottima vittoria. Ora c'è la schermata riassuntiva. Prima c'è questa scenetta. Molto simpatica. Ok, otteniamo un po' di monete. Esperienza. 4 monete e 48 d'esperienza. Rango C, poteva andare meglio. Come vedete, ora ho sbloccato anche un obiettivo che vi faccio vedere tra poco. Otteniamo le monete. Che obiettivo ho sbloccato? 25 esperienza e ben 40 monete. Ottimo. Abbiamo anche obiettivi legati allo sviluppo. Ci daranno anche alcune gemme. Vediamo se possiamo sbloccare qualcosa dallo skill tree. Queste ce le ho già. Questi richiedono troppe monete. Questo? Sì, ce l'ho già. Quindi per ora non possiamo sbloccare niente. Bene ragazzi, questo era Tactile Wars, un gioco che io reputo l'evoluzione di Clash of Clans. Veramente, veramente bello. Voi cosa ne pensate? Se volete una serie, scrivetemelo nei commenti, lasciate un like e se volete condividete il video ai vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!